Salve a tutti ragazzi e bentornati a Mike Shosha. Siamo tornati con God of War. Abbiamo tantissime cose da dire per questa nuova puntata. C'è lì il serpente del mondo. Non ci guarda. O forse sì, ci ha visto, si sta girando. Vabbè, ragazzi, vi devo dire un sacco di cose perché nell'ultima puntata è successo veramente di tutto. Abbiamo la testa di Mimir, l'uomo più sapiente, colui che sa tutto del mondo, sia del mondo dei giganti, del mondo degli Aesir. Quindi insomma ragazzi ne parleremo. Però la prima cosa che vi voglio dire è: non so che cosa mi è successo, ma ho un dolore fortissimo alla mano sinistra, soprattutto al pollice, anzi alla base del pollice. Quindi ragazzi non vi prometto niente per questa puntata, insomma, non farò combo incredibile, cose particolari. Cioè, spero di no, però insomma ragazzi sappiate che mi fa malissimo e non so che ho fatto. Infatti sto avendo un po' di difficoltà a registrare. Vabbè, quindi insomma questo era solamente per mettervi in avviso se vedrete cose strane. Anche se cose strane stanno succedendo nelle ultime puntate con gli audio. Ogni tanto, boom, sparano a... Non so ragazzi, nelle ultime puntate ci sono stati 15 secondi di audio un po' strano. Io li controllo ragazzi, ma non ci posso fare niente. Credo che sia... Facciamo finta che se li beccate è l'easter egg della puntata. Comunque, stiamo tornando a casa della strega, perché sembra, o almeno ci proveremo, potrebbe essere l'unica ad aiutarci a poter resuscitare la testa di Mimir, che è appunto l'uomo più sapiente. Ci servirà Mimir perché ci potrà condurre a Jotunheim, che è il mondo dei giganti. Perché? Perché è lì che si trova il picco più alto di tutti i regni. Noi siamo arrivati fino al picco più alto di Midgard, ma no, non era quello il punto dove nostra madre, nostra moglie, voleva che le ceneri fossero sparse. E quindi la nostra avventura continua. Vabbè, sarebbe stato un po' troppo semplice. Però ragazzi, abbiamo visto che Baldur è sulle nostre tacce, insieme ai figli di Thor. Quindi insomma ragazzi c'è veramente tantissimo da dire. Speriamo. L'acqua è scesa quando è emerso il serpente, giusto? Lo sapevo. Sì, l'acqua è scesa, quindi ci permette di andare a rubacchiare tutti i tesori che c'erano e che non siamo riusciti a prendere la prima volta che siamo passati qui. Buono sto fatto che quando il serpente si alza ci abbassa lo so l'acqua. Che è potente, ma credi che la strega possa rianimare una testa? È molto abile e non abbiamo niente da perdere. Se non riesce a rianimarla, possiamo tenere la testa? No, ma puoi darla in pasto ai pesci. Ok. Ah, mi sembra un'ottima soluzione. Ragazzi, è importante andare a Jotunheim, che poi è la soluzione più vantaggiosa tatticamente secondo Mimir, perché lì Baldur non ci può venire a prendere. È sulle nostre tacce, quindi non solo possiamo... Io devo andare là assolutamente. La tartaruga della strega si è alzata. Oh, ci sono dei nemici, sì. Ah, non c'è più la porta per andare dalla strega. Vabbè, no, troveremo un modo. Facciamo fuori questi nemici, ragazzi. Io vi voglio raccontare quello che ho scoperto su Mimir, l'uomo più sapiente, perché comunque i momenti didattici vanno raccontati. In pratica, ragazzi, Mimir era un gigante, quindi faceva parte di Vanir. E in pratica, ragazzi, è l'uomo che ha la conoscenza più grande di tutti quanti. Quindi è l'uomo che conosce tutto, ce l'ha detto, ce l'ha descritto. È buono, ragazzi, perché il mito di Mimir è legato molto alla figura di Odino. E lui stesso ci ha raccontato che Odino va lì, lo tortura e tutto. Nel mito, nei racconti Lorrene, in pratica, Odino si recò da Mimir per ottenere la saggezza, perché Mimir è il custode della fonte dell'onniscienza, di tutte le saggezze. E quindi in cambio di questa onniscienza Odino sacrificò il suo occhio. Voi sapete che non ha un occhio. Nella leggenda appunto si recò da Mimir e in cambio di questa conoscenza Mimir scambiò l'occhio. Il Mimir che conosciamo noi non ha un occhio. Ora io non so ragazzi se... Insomma non so se se la sono scambiata. Vediamo che c'è qua dentro, che sembra un... insomma, un tesoro particolare. Ehi, questo non si limita a decifrare le rune di Muspel. Ha anche una runa del viaggio. Vogliamo visitare il Regno di Fuoco? Vogliamo visitare il Regno di Fuoco. Adesso puoi accedere a Muspelheim. Bella sta cosa, ragazzi. Lo farò sicuramente. Possiamo andare nel Regno del Fuoco. Abbiamo quindi decifrato il disco linguistico. Adesso possiamo leggere la lingua. Che figata! Vabbè. Vabbè, magari lo facciamo più là. Adesso dobbiamo andare dalla strega. Forse... No, aspetta, voglio andare a vedere un po' i tesori.
Ok ragazzi, riprendiamo da qui. Ho ripulito tutta la zona. In realtà niente di che, insomma, le solite cose, corni, idromele, eccetera eccetera. Ora andiamo dalla strega, sperando che lei possa dar vita a Mimir. Spero si ricordi di noi. Sì, che ci ha chiuso la porta in faccia, tra virgolette, perché non siamo potuti entrare. Tra l'altro, vabbè, astuto, sì. Tra l'altro noi non sappiamo niente di chi è questa strega. Spero di insomma, conoscere la verità almeno. Fatto sta, ragazzi, che vi dicevo, non so se il mito di Mimir è legato all'occhio, perché il nostro Mimir non ha un occhio. Vedete la sua testa penzolante lì sulla nostra vita. Però c'è il mito della testa di Mimir, perché noi gliel'abbiamo staccata. Leggi, baby. Però, insomma, nelle leggende ci sono due versioni. La prima è che fu Odino stesso a tagliare la testa a Mimir e portarsela dietro, come stiamo facendo noi, come fonte di conoscenza, no? Come aiuto. Vediamo un po' quali sono questi appunti. Lode a Frigg, generosa Frigg, tu che hai dato al mondo la tua luce più grande, il giovane Baldur, dio splendente, figlio di Odino e erede di Asgard, proteggilo e possa egli proteggere noi. Lode a Baldur, il dorato. Chiunque contasse sugli Alesir non è più in giro. Lode a Frigg, amata da tutti. Sì, effettivamente, ragazzi, quello che mi è parso di capire a me è che gli Asir, quindi gli dei, sembrano cattivi. Almeno quello che... Come va, Charlie? La tua amica strega è qui? Qual è il suo nome? È quello che mi ha detto lui. O almeno quello che ho capito io. Charlie. La tartaruga? Charlie. Boh, insomma, ragazzi, questo è quello che mi è sembrato a me. Sembrano malvagi. Poi, chiaramente, noi sappiamo che... dobbiamo far fuori questi tizi. Sappiamo che in realtà noi siamo braccati e la strega stessa ci ha raccontato che gli dei di questo mondo non sono particolarmente contenti di ricevere visite da degli estranei, soprattutto se a loro stessi sono degli dei, perché noi siamo degli dei. Quindi, insomma, magari sono cattivi per questo, perché noi lo stiamo vedendo in questa prospettiva. Pure se Kratos si è nascosto nei boschi, tranquillo. Vabbè. E poi voglio capire com'è morta nostra moglie, però vabbè. Non so, ragazzi, datemi la vostra interpretazione da questo punto di vista. Fatto sta che volevo dirvi della testa di Baldur. Ah, di... come chiama? Di Mimir, che appunto o la tagliò lo stesso Odino, però non è il caso del mito che stiamo vivendo noi qui, oppure che fu tagliata come trofeo, no? Durante la guerra tra gli Asir e i Vanir, che sono gli dei, appunto, che lottarono contro. Insomma, fu portata da Odino come sorta di omaggio, ecco. Beh, hai fatto tutto tu. Sì, come al solito, ho fatto tutto io. Leggi qua, baby. Puoi leggerla? Ragazzo. Seidur Nidhing su chi sconfinerà. E che vuol dire quel... Ma ci hanno invitato, sì. Non sappiamo che è il Seihorn Nidhing. Ci hanno invitato? Beh, penso di sì. Ragazzi, a proposito, dovrebbe esserci un tesoro qui, perché ho raccolto una mappa. Quindi penso che adesso me lo vado un po' a cercare. Qua intorno ci dovrebbe stare un tesoro. Padre, lei è qui. Sono così contento di rivederti. Lo sapevo che non eri morta. Ciao. Oh, sai rianimare una testa? Io non sono sicura di aver capito. Aspetta, dove hai trovato quelle? Quelle frecce. Su, dalle a me, ora. Ma sono un regalo. Fai come dice, ragazzo. Queste frecce sono pericolose. Sono malvagie. Se ne trovi altre, devi distruggerle, hai capito? Mi hai capito bene? Rispondi! Ho capito. Se ne vedo altre, le distruggerò. Non ti chiedo altro, scusa. Ti prego, prendi pure le mie frecce. A me non servono più. Ora, questa testa... Hai la minima idea di chi sia? L'hai ucciso tu? Lui me l'ha chiesto. Ha detto che tu potevi rianimarlo. Io? Sicuro di aver capito bene? Ti prego,
Portalo al tavolo. Emily! È da tanto tempo che non pratico le antiche arti magiche. Tienilo fermo, gli do un'occhiata. Beh, per fortuna la testa non è decomposta e il cervello è ancora intatto. Un bel taglianetto. Proprio la sua dovevi tagliare tra tante teste. Spero che sappia quello che fai. Ora immergi la testa nell'acqua e non lasciarla, mi raccomando. Basta. Funziona! Fammelo vedere. Mimir, ci sei? Sì. Bene. Tu! Oh! Ciao, Freya. Da quanto tempo? Ti trovo bene? Quello che ho fatto l'ho fatto per loro. Per quanto mi riguarda, la morte ti si addice di più. Mi inchinerei se potessi, maestà, perdonami. Se avessi saputo che la strega dei boschi era Freya, non avrei mai suggerito quest'idea. Freya? La dea Freya? Neanche tu lo sapevi. Scusami. Quando si saprà che Mimir è libero, l'ira di Odino non si farà attendere. Tu sei una dea. Il capo dei Vanir in passato, ma ora non più. Non ti sembrava importante dirmelo? Tu hai intenzione di rimproverare me per questa cosa? Andiamo, ragazzo. Ma... ora! Non c'è di che? Perché l'hai fatto? Non mi fido di lei. Perché è una dea. Non ti ho insegnato niente. Ci ha aiutato tanto. Ha mentito. Alcuni tengono alla loro privacy. Non giudicare, fratello. Quando vorrò il tuo consiglio, te lo chiederò. Come vuoi. Portatemi al Tempio di Tyr, nel Lago dei Nove, e vi condurrò a Jotunheim. Conosciamo il Tempio. Che c'è lì? L'ultimo gigante di Midgard. Chi è meglio di lui per indicarci la strada? Il Serpente del Mondo. E tu sai come parlare con lui. Certo. Parla una lingua oscura, ancora più antica di queste montagne. Nessuno a Midgard la parla più, tranne me, naturalmente. Davvero? Certo. Non si direbbe dal suo aspetto, ma Jormungandr è un conversatore brillante. Ragazzi, fermi tutti! Ho avuto solamente adesso modo di entrare nel discorso, ma... quindi la strega che non c'è... io veramente, boh... è proprio una sorpresa, era... la dea Freya! Tra l'altro una delle dee più importanti della mitologia norrena. E ovviamente Kratos, appena l'ha saputo, ha detto: senti, andiamocene. Tanto è vero che giustamente lei gli ha detto: cioè, tu rompi le scatole a me perché non ti ho detto che sono una dea. Quando sei tu il primo che non dice a tuo figlio che sei Mimir, un dio. Perché Freya ti ha sputato in faccia? No, parla di Baldur. Dice che nulla può ferirlo. Sì, Baldur è invulnerabile a qualsiasi minaccia, fisica o magica. Sono solo vanterie. Tutti hanno un punto debole. Non lui, temo. Baldur è invulnerabile a qualsiasi minaccia, fisica o magica. L'hai già detto, Mimir. Davvero? Da dove viene questo potere? Che io sappia, c'è di mezzo... un incantesimo? Mimir. Alcune parti del mio cervello devono ancora riprendersi. Mi ci vorrà solo un momento. Vabbè, dai. Spero che stia bene. Ma chi è? Chi? Baldur? Beh, ragazzi, io vi ho raccontato, insomma, il mito di Baldur, però purtroppo esattamente in quel momento è esploso l'audio della puntata. Siamo nel lago. Perfetto, attracca al ponte. Vabbè, insomma, ragazzi, appena avremo modo e maniera ve lo riracconterò, anche se si era capito, però c'è stato quel problemino. Però fatto sta, ragazzi, che sta succedendo veramente di tutto. Adesso Mimir ci accompagnerà, quindi facciamo un po' quello che vi ho raccontato che ha fatto Odino, ovvero se le porta indietro. Come parliamo col serpente? C'è un corno su una piattaforma a metà del ponte. Portami lì. Finalmente il corno. Finalmente il corno.
Beh, sarebbe stato meglio bere dalla fonte della saggezza di Mimir, però purtroppo, ragazzi, cioè, credo che ci sia già passato Odino, che appunto è onnisciente. Però vedete, questo, bene, ragazzi, spero poggiami che... le labbra sul corno. Sì, spero che vi stimolino a questi miti, così, a essere più curiosi verso le cose. Comunque, ha fatto erigere quella statua in onore di Thor. E visto che il serpente del mondo decisamente detesta quel grasso spione, forse si sarà stancato di vederlo. Ma non gli fa male? Beh, tra lui e Thor non è mai corso buon sangue, va detto. E non andrà meglio. Forse rendersene conto è stato peggiore del pensiero di un ammasso di pietra che gli scende giù per il gozzo. Vuoi che glielo chieda? No. Chiedigli solo di Jotunheim. Auguratemi buona fortuna. No, quello è un lupo. Jormungandr. Siamo fortunati, amici. Si ricorda di me. Sa della vostra triste perdita e vi aiuterà. Efnium fungo. Curioso. Che succede? Niente di cui preoccuparsi. Che sta facendo? Si assicura che andiamo nella direzione giusta. Ascolta attentamente. Servono due cose per raggiungere la terra dei giganti. Primo, dobbiamo trovare la runa che sblocca il viaggio tra i regni per Jotunheim. Secondo, dobbiamo incidere la runa sul sommo portale. Intendi quello sulla vetta? Esatto. Però i giganti, nella loro infinita saggezza, capirono che non sarebbe bastato un normale scalpello. Solo la punta di uno scalpello magico apre il portale. So dove si trova, non è distante. Sembrava quasi impazzito. Ah, sì. Aveva capito che eravate amici di Odino. Perdonatemi, non ho mai parlato la lingua antica da sobrio. Aspetta, guarda! L'acqua è calata ancora di più. Si vedono molte più torri e statue. Vedo anche nuovi posti da esplorare lungo la costa. Dov'è lo scalpello? Trova una barca e ti ci porterò. Una nuova destinazione. È il capitolo che abbiamo appena completato, ragazzi. Ci aspetta veramente un mondo in tutti i sensi, perché adesso con l'acqua che è scesa di nuovo possiamo andare a esplorare, vedete? Abbiamo nuovi altari e nuove cose da... Cioè, in realtà noi dobbiamo andare lì, però in teoria adesso noi possiamo andare a ripulire tutte queste zone che abbiamo... Vabbè, questa è al 100%, quindi no, però... Tutte le altre che abbiamo lasciato in sospeso saranno ripulite. Ragazzi, allora, ci serve uno scalpello che a quanto pare Mimir... Vabbè, sa tutto, Mimir sa tutto, quindi sa pure dove trovare questo scalpello magico. E soprattutto ci serve la runa. Questa runa che incideremo con lo scalpello... Quando arriveremo alla barca, potremmo cercare subito lo scalpello o andare in esplorazione per un po'. Per me va bene qualsiasi cosa tu voglia fare. Certo, non è che va bene, cioè sono io il capo, quindi fare quello che dico io. No, vabbè, scherzi a parte, ragazzi, ha detto giusto Atreus, noi adesso potremo darci alla libera caccia, però invece credo che, visto che adesso che stiamo registrando, andiamo a cercare lo scalpello. Poi appena avrò un secondo libero, mi andrò a fare le secondarie come al solito e vi racconterò se succede qualcosa. Dov'è lo scalpello?
Proseguite verso le statue dei rematori, poi passate tra di loro. Sì, vedete quanta roba è uscita fuori? Quella è tutta roba da raccogliere, ragazzi. Appunto, secondari che ci servono per recuperare materiali, potenziarci un po'. Cosa che farò sicuramente, assolutamente. Non mi hai mai detto perché Freya ti ha sputato in faccia. Beh, lei mi incolpa in larga parte per le circostanze attuali e non ha tutti i torti. Tutto ebbe inizio durante la lunga guerra tra Aesir e Vanir. Prima di allora, gli Aesir vincevano facilmente le guerre, sebbene i Vanir infliggessero spesso danni devastanti. Entrambe le fazioni subirono perdite tremende. E a molti di noi, a dirla tutta, la guerra non piaceva più. Era solo uno spreco di vite preziose. Concordi, fratello? Esatto. Era ora di finirla. E infine il più brillante consigliere di Odino volle trovare una soluzione più assennata. Volle negoziare la pace tra gli dei. Ci volle del tempo, ma alla fine Odino fu convinto a sposare la sua acerrima nemica, una certa dea Vanir, conosciuta non solo per la sua bellezza, ma anche per la sua padronanza della magia Vanir che Odino aveva a lungo bramato. Freya sposò Odino. E perché lo fece? Lei si sacrificò per proteggere il suo popolo, un atto d'amore. Lei si meritava di meglio, ma naturalmente la storia non si conclude qui. Azz! Quindi Freya e Odino, eh? Questa è la prima, vabbè, non è che è la prima, però insomma è sicuramente una di quelle. Ah, lì c'è un coso, come si chiama? Ti ho portata via troppo presto. È una secondaria, vabbè, ci parliamo però. Voi che siete vivi, la mia amata Gulvig mi chiama a sé. Desidera essere in pace, eppure è in pezzi. Vi scongiuro, fatela tornare completa. Dobbiamo raccogliere le sue ossa. La magia Seider di Gulvig non conosce limiti. Vi può riunire con chi avete perduto. Davvero? Come? Ragazzo, posso sentire il tuo dolore. Fidati, la sua magia è forte abbastanza da creare dei ponti tra la vita e la morte, anche se per poco. Ragazzo, andiamo. Sì, è una secondaria. Presero tre ossa della mia dolce Gulvig. Non ci credo mai che ci fa ricongiungere con qualcuno di amato. Perché... Ah, bene. Lo scalpello ossa speciale è oltre questa porta. Chiaro, chiaro. Sto pensando a una cosa, ragazzi. Cioè, allora, combattiamo, perfetto. Ricordatevi sempre che mi fa male la mano e quindi spero di essere in forma per questo combattimento. Dicevo, è la prima volta che non bombiamo noi, però Odino già ha già dato, perché si è bombato Freya. Vabbè. Poi in realtà in God of War si bombava ampiamente, almeno nei passati. Non in questo, probabilmente. No, no, senza probabilmente, sono sicuro. Dicevo, ragazzi, stavo pensando, mi è venuto un flash così. Dico, quando abbiamo incontrato Mimir, ci ha detto quella cosa di tu sei un dio, diglielo a tuo figlio, no? E più tempo passa e più lui, quando scoprirà questa cosa, non ti perdonerà, no? E rischi di perderlo. Quindi questa è una tematica che stiamo tenendo un po' sotto gamba, tra virgolette. Comunque lo stiamo... sta quasi diventando una sottotrama, no? Però secondo me è quella principale, perché comunque, ragazzi, ricordiamoci che Atreus non lo sa, mentre, cioè, lo sanno tutti. E questa è la cosa che vi volevo far capire, cioè. Allora, Mimir ci ha visto e ce l'ha detto. Freya ci ha visto e ce l'ha detto. Ora, secondo voi e secondo me, è possibile che, insomma, chi non è, chi viene da fuori sa che, oppure si accorge in qualche modo che Kratos non è di questo posto, ma soprattutto è un dio? Questa è la cosa più importante da sapere, secondo me, perché, vabbè, capisco Baldur, che comunque è un dio. Mimir conosce tutto. Vabbè, pure Baldur infatti lo sapeva, che è stato mandato da Odino, quindi Odino sa. Da quando si è rotto quel passaggio tra gli alberi nella foresta, insomma, è successo di tutto. Quindi gli dei lo sanno. L'unico che non lo sa a sto punto è Atreus. Vabbè, quindi è possibile quella cosa che dico? Probabilmente sì, però ci avranno un modo per riconoscerlo. Forse sentiranno la potenza. Tipo Laura, c'hanno lo scooter. It's over 9000. Questi quando si coprono non li becchi più, guardali.
Bravo Atreus. Sì, la tua Gulvig. Vabbè ragazzi, appena... Forse dovremmo cercare quelle ossa. No. Perché? Hai sentito? Potremmo parlare di nuovo con la mamma. Se stiamo attenti. Fai mentre... Fai pure, ragazzo. Io non mi farò distrarre da simili sciocchezze. Ah, dai, secondo me Kratos sa che è una minchiata, dai. Non lo so, è una secondaria che farò. Poi ve lo racconterò, ragazzi, appena le farò. Che poi si tratta semplicemente, che ne so, vai in un punto, prendi... Questo scalpello. L'osso. Che cos'è? Era ora che lo chiedessi. Ti racconto una storia. C'era una volta un enorme gigante di nome Talon che, nonostante le sue dimensioni, con il suo scalpello era capace di lavorare la pietra come nessun altro essere. Tamur sperava di poter tramandare le proprie conoscenze al figlio Rimtur, ma il giovane aveva l'animo di un guerriero. Forse il padre era troppo pavido, o forse il figlio era troppo avventato. In ogni caso, i due persero il controllo durante un litigio e... Bonk! Il gigante colpì suo figlio. Rimtur scappò via nella notte. Colmo di vergogna e rimorso, Tamur lo inseguì, ma nella sua confusione si ritrovò a vagare per Midgard, solo e smarrito. Purtroppo, attirò l'attenzione dell'unica persona che non voleva incontrare di notte, lontano da casa. Thor. E poi, cos'è successo? Lo vedrai. Addirittura, ragazzi, questo ha litigato col figlio e nella notte ha incontrato Thor. Ricordiamoci, questo era un gigante. Thor l'ha ucciso. Oh no, cadde su un villaggio. Già, quando cadde, Tamur distrusse un luogo incantevole devoto al dio Vanir, Njord. Thor si prese sempre il merito di aver pianificato tutto, ma la verità è che fu solo schifosamente fortunato. Ragazzi, quello era il martello di Thor? Possibile? Cioè, perché dovrebbe stare qui piuttosto che avercelo lui? Insomma, Thor l'ha sconfitto, l'ha ucciso e questo è cascato su un villaggio Vanir. Lo scalpello magico. Nemici. Esamina il gigante morto. Quindi, quella è una mano. Qual è il piano? Un Wolver. Una bestia pericolosa. Annientiamola insieme. Oh mio Dio, ragazzi, fermi tutti. Cioè, questa è una mano, quella è un dito e questo che cazzarola è? E cosa? È quello lì? È quello di Twilight, come si chiama? Quello lì, Jacob di Twilight. Che cazzarola è? Gigantesco. Vieni qua e kill the one more time. Porca vacca! E questo? Oddio, questo è più forte. È rosso. Fermi tutti, ragazzi, ma che cavolo! E io... Vabbè, cioè, tutto questo il giorno in cui non posso muovere la mano, praticamente. Sto soffrendo come un lupo in queste... No, come un cane, come un lupo. Sono devastanti in attacco questi, oh. Vai, aiutami, dammi un supporto. Oh, vedi, ha tirato fuori gli artigli. Figata sti nemici, ragazzi. E tutto questo ai piedi di Tamur, il gigante. Che figata. Raga, però sto God of War sta veramente superando le mie aspettative in termini di figaggine. Ragazzi, io direi che ci possiamo salutare qui per questa puntata. Riprenderemo da questo punto nella prossima. Fatemi sapere che ne pensate. È uno scalpello davvero enorme. Lo scopriremo nella prossima puntata. Un saluto a tutti da Max Shosha. Alla prossima. Ciao ragazzi. Ciao.